A fatica è il Piemonte, ma l'Italia di Blenzini trova la terza vittoria su tre in questo mondiale e fa esultare ancora una volta il pubblico di Firenze. Dopo le vittorie su Giappone e Belgio per 3-0 anche l'Argentina di Velasco va KO contro gli azzurri 3-1, ma per Zaitsev e compagni primo set perso in questa manifestazione non è stata affatto una passeggiata, come dimostrano i parziali dei 4 set 22-25, 25-15, 25-23, 28-26. Primo set, 22-25. L'Italia parte bene, è prima al time-out tecnico, ma poi si innervosisce e non riesce a domare l'Argentina. La squadra di Velasco, al contrario, con De Cecco in panchina e Cavanna in campo raccoglie tutto, come un aspirapolvere, e per gli azzurri è più complesso trovare Vardy. La squadra di Blenzini riceve male, fatica a ricostruire il suo gioco e l'Argentina scappa 22-19. Il momento è delicato, un'altra battuta sbagliata e per gli azzurri arriva il primo set perso in questo mondiale. Secondo set, 25-15. L'Italia parte malino anche nel secondo set, l'Argentina prende un break di vantaggio, c'è tensione nel campo azzurro, poi da un turno di servizio di Simone Giannelli le cose cambiano, gli azzurri si rilassano un po' e non si fanno condizionare così dai propri errori o dalle difese degli avversari. Guantorena scalda le mani del muro avversario e adesso si vede l'Italia migliore davanti a un Nelson Mandela Forum ancora tutto esaurito e in delirio. Terzo set, 25-23, l'Argentina fa il suo lavoro e non si scompone, mentre l'Italia è sempre troppo nervosa. Ogni contrattempo la mette in difficoltà, anche quando sta sopra nel punteggio. È quello che accade sul 18-16, Italia con una contestazione per la decisione arbitrale e l'Argentina che torna di nuovo in vantaggio 18-19 aggrappata ai colpi di Lima. È per forza una battaglia di nervi, entra Zanotti al posto di Conte, si combatte punto a punto. Contestazione arbitrale su una palla accompagnata chiamata su lei. Velasco si arrabbia e l'Argentina protesta in maniera vibrata 23-22. ACD, Zaitsev 24-22. Chiude Mazzone 2-1. Quarto set, 28-26, Velasco fa l'impossibile per cercare di tenere la squadra a galla, ma gli italiani non mollano. Sentono che la seconda fase a Milano è vicina, ma sanno che non basta. Per sperare di arrivare a Torino ci vogliono 5 vittorie e non lasciare punti per strada. Più di una volta gli azzurri cercano di scappare, ma l'Argentina non molla. E con il muro si riporta sotto 22-21. E con un paio di errori l'Italia si trova sotto 23-24. Zaitsev pareggia i conti 24-24. Ma c'è la seconda occasione per l'Argentina. Mazzone a muro firma il sorpasso.